Questa trasmissione è offerta da... Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a un nuovo appuntamento con Comuni alla Ribalta. Ben trovato Luca. Ciao Martina, buonasera a tutti. Questa sera Comuni alla Ribalta torna a Calderara di Reno. Noi siamo proprio alle porte di Bologna, molto vicini all'aeroporto Guglielmo Marconi. Torniamo a Calderara per raccontare un po' di cose. Innanzitutto il Natale che si avvicina, le festività che si stanno preparando, un poco di cultura, quindi qual è l'offerta culturale di Calderara di Reno. Conosceremo gli spettacoli che sono in programma al teatro, il fatto che stanno per inaugurare un museo archeologico ambientale che fa parte di un circuito di musei della Unione Intercomunale Terre ed Acqua, che comprende gli altri comuni limitrofi. Poi dopo conosceremo delle curiosità attraverso un nuovo caffè letterario molto originale. Però noi vogliamo dedicare la prima parte della trasmissione a un argomento che molte persone che conoscono la provincia di Bologna hanno sempre conosciuto, cioè parleremo del Garibaldi 2, della sua storia. Sono gli anni 70 quando nasce un residence, è un progetto che dura però pochi anni perché praticamente poi fallisce e diventa un condominio con moltissimi appartamenti. Sono sei blocchi, quasi un centinaio di appartamenti per blocco. Adesso ci faremo raccontare, perché noi siamo andati con le nostre telecamere. Tra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 balza agli onori della cronaca perché lì ci sono stati degli omicidi, c'è stata prostituzione, droga. Noi vediamo in come in questi 10 anni il comune di Calderara, di Reno, insieme alla regione, si è impegnato per una sorta di bonifica, per la riqualificazione urbana di tutto questo territorio e per cercare di rendere la convivenza possibile tra le diverse culture che abitano in questo stabile. Vedremo quindi come è cambiato questo posto e adesso parliamo subito con il sindaco di Calderara. Buonasera Irene Priolo, buonasera, benvenuta. A voi tutti. E vediamo cosa è stato fatto, che cosa c'è ancora da fare. Ma sì, come diceva lei giustamente, è un progetto difficile, lungo, che però ha preso avvio, questo a partire dal 2003, è stato sottoscritto un accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna, ma anche con il Ministero degli Interni, con la provincia di Bologna, e a seguito di questi accordi nel 2008 sono iniziati dei lavori di riqualificazione urbana. Il progetto, che è un progetto pilota per la sicurezza della Regione Emilia-Romagna, ha visto partire per stralci, un termine un po' tecnico, però così si dice, questo intervento di riqualificazione e, come lei diceva giustamente, l'immobile è diviso in 6 blocchi e abbiamo avviato l'intervento sui primi 2 blocchi, definiti blocchi 1 e 2. Era una parte dell'edificio con 62 monolocali e oggi in realtà, a seguito della riqualificazione, non abbiamo più 62 monolocali, ma abbiamo un edificio che è stato ridonato alla comunità con 37 alloggi pubblici e a piano terra degli spazi che anch'essi conservano, diciamo, delle cose io ritengo preziose per la comunità, a partire dalla Polizia Municipale, ma anche spazi dedicati a progetti che poi dopo nel corso della serata verremo a raccontare.
Un progetto difficile, si parla di un progetto integrato di sicurezza perché non è un progetto che prevede unicamente una riqualificazione dal punto di vista urbanistico, quindi dell'edificio, ma anche un progetto di integrazione sociale. Per cui abbiamo anche un'equipe che ci aiuta in questo progetto, è l'equipe del PAS, e questa equipe ci aiuta in quelli che sono i momenti di accompagnamento e di avvicinamento alle persone che sono residenti all'interno del Garibaldi 2. Facciamo così, adesso non svegliamo troppo perché noi siamo entrati con le nostre telecamere, abbiamo visto com'era, com'è oggi e poi abbiamo visto anche che c'è appunto la polizia municipale che è stata inserita all'interno del progetto. Quindi adesso se restate con noi vedremo appunto come sta evolvendo questo progetto, quanto è stato speso anche in questi anni. Intanto continuiamo con le nostre presentazioni, questa sera parleremo anche di pattinaggio perché a Calderara di Reno c'è la Synchro Roller, questa associazione, abbiamo l'allenatrice Barbara Calzolari con noi. Buonasera. Ex atleta azzurra. Ex. Non quantifichiamo quanto ex, comunque sì, sono stata un'atleta azzurra e dal 90 ho iniziato ad allenare. La squadra è cresciuta in modo esponenziale perché da 10 atlete che eravamo siamo diventate più di, mi sembra adesso siano un'ottantina le atlete che compongono le tre squadre del Synchro Roller. Alcune di queste atlete appunto fanno parte del Synchro Roller Calderara che è nato l'anno scorso, una società nuova, ci siamo trasferiti appunto a Calderara perché l'UP Calderara ci ha permesso di associarci, e siamo diventati una realtà veramente importante. E noi abbiamo qui una delle atlete, Federica Serra, benvenuta. Buonasera. Com'è l'esperienza? Qual è stata l'esordio più importante per te? Allora, diciamo che io pratico sincronizzato dal 2001-2002 che abbiamo iniziato con la Barbara appunto a mettere su una squadra di questa nuova disciplina. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo comunque sempre partecipato a campionati regionali italiani ma anche europei e mondiali con ottimi risultati. Quest'anno siamo appena tornate dalla Nuova Zelanda ad Auckland dove abbiamo partecipato appunto ai mondiali classificandoci terze, quindi un risultato direi ottimo. Dopo vedremo anche qualche immagine delle vostre esibizioni, intanto andiamo avanti con i nostri ospiti. Negli spazi del Garibaldi 2 opera Remida, di cui Carlotta Ferrozzi è presidente. Benvenuta. Buonasera. Di che cosa si occupa il progetto Remida? Allora, il progetto Remida è giustamente un progetto, nel senso che è gestito dall'associazione Funamboli, che siamo noi, io sono presidente dell'associazione Funamboli. Il progetto Remida è un progetto internazionale che nasce nel 96 all'interno dei nidi delle scuole d'infanzia del comune di Reggio Emilia e dopodiché è stato portato diciamo in altre realtà sia italiane che all'estero, quindi siamo un network internazionale e la filosofia che unisce tutti i centri Remida è quella di appunto del riutilizzo creativo del materiale di scarto che proviene dalle aziende o dalla lavorazione artigianale, quindi un materiale di scarto particolare, non un riciclo di materiali che vengono prodotti in casa, quindi domestici, ma proprio un materiale che avrebbe un'altra destinazione d'uso, che è un errore di produzione e che quindi può essere rivalutato all'interno dei nostri spazi attraverso la creatività. La metafora ovviamente dello scarto aziendale e dello scarto che era l'edificio del Garibaldi 2 si unisce proprio perché il comune aveva messo a bando questi nuovi spazi proprio per dare appunto una nuova vita a tutto lo stabile del Garibaldi 2 e quindi da ciò che era stato un errore probabilmente di edilizio di anni fa c'è stata una riqualificazione, quindi una trasformazione d'uso e lo stesso realizziamo noi all'interno dei nostri spazi. Anche di questo vedremo alcune immagini. Ultimo ospite Alessandro Trasforini del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a cui voglio chiedere com'è questa esperienza del Consiglio Comunale aperto anche a voi? Ok, innanzitutto buonasera a tutti. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un esperimento di democrazia partecipata per cercare di costruire dei nuovi cittadini del domani. I bisogni nostri sono quelli di cercare di convogliare gli interessi dei ragazzi delle scuole medie, del nostro istituto comprensivo nell'analisi di
problemi che sono afferenti alla loro realtà locale, per poi cercare eventualmente di farli riflettere su alcune tematiche di importanza nazionale e non solo. È un esperimento che va avanti ormai da oltre 10 anni grazie alla collaborazione e al supporto costante delle scuole che, diciamo, forniscono e allevano con uno spirito assolutamente straordinario la nostra materia prima, che sono nient'altro che gli studenti, appunto. Nell'esempio che stiamo cercando, nei percorsi che stiamo cercando di costruire quest'anno, per fare l'esempio specifico, stiamo lavorando su alcune situazioni di potenziale gravità che si stanno realizzando all'uscita del nostro istituto comprensivo di Calderara, nel quale sia nei momenti di entrata nelle scuole che nei momenti di uscita si rilevano alcuni problemi di potenziale gravità, appunto, come la grandissima presenza di macchine e di autoveicoli davanti proprio all'uscita dalla quale gli studenti escono e sono soliti uscire. Facciamo così, Alessandro, dopo entriamo nello specifico e cerchiamo di spiegare bene in che cosa consiste il vostro progetto. Noi adesso facciamo una piccolissima interruzione, restiamo a Calderara di Reno per fare una passeggiata, ma restate con noi perché tra poco entreremo dentro al Garibaldi 2. Maurizio Sammarchi e Vanna Tesani sono i titolari dell'azienda Tesani e Sammarchi, ma anche i figli dei soci fondatori di questa storica azienda di Calderara di Reno. Com'è nata questa azienda, questa società? Allora, è nata nel 1956 come tornitura in lastra, dopo ha avuto una rivoluzione nei primi anni 60 come stampaggio. I titolari hanno fatto un'evoluzione nel tipo di lavoro, investimenti, e dopo siamo subentrati noi i figli. Quali sono i settori nei quali operate? Allora, i settori sono i più disparati, sono nell'automotive, nella velleggeria, nell'arredamento, nelle macchine per ristorazione, vari settori. Insomma, in quasi tutti i settori. Sì. Novità per il futuro? Dovremmo andare bene, insomma, i nostri clienti ci appoggiano Dipendenti ci sono ancora, quindi si va avanti. Si va avanti, possibilmente. Voi e la vostra vettura meritate il meglio. L'inverno si avvicina e Costa Gomme, rivenditore certificato Mastro Michelin, vi consiglia per la vostra sicurezza di far controllare la vettura e dal 10 ottobre di programmare il cambio gomme invernale. Avrete modo così di scegliere il pneumatico migliore e di ricevere un servizio professionale a prezzi vantaggiosi. Ricordate, è sempre meglio anticipare il cambio dei pneumatici che trovarsi poi in difficoltà con lunghe attese. Scegliete Costa Gomme in via Persicetana Vecchia 5/4 Bologna. Siamo nell'officina Orsi, un'azienda storica del Bargellino, nata con Fernando Orsi e ora nelle mani della figlia Antonella e del genero Paolo. Paolo, che azienda è e quali prodotti producete? Scusa il gioco di parole. Siamo un'azienda meccanica di tornitura e fresatura, siamo un'azienda certificata. Nata negli anni 60 intorno, vero? Sì. Ci occupiamo della costruzione di ingranaggi per auto e moto, e di marche molto importanti, di cui una di Borgo Panigale. E rossa magari, e non diciamo niente, andiamo avanti. E, avete passato un brutto periodo intorno, credo, al 2009, poi me lo confermerai tu, ma siete riusciti a reagire in che modo? Sì, nel 2009 abbiamo chiuso con perdite abbastanza rilevanti, nonostante ciò abbiamo sfruttato il periodo di calma piatta per portare all'azienda la certificazione ISO 9001. Abbiamo rilevato parte di un'altra azienda e abbiamo investito in altri macchinari per ottimizzare i prodotti, per avere informazioni, guardate il nostro sito. Il sito, esatto, Paolo, che è in sovraimpressione. Guardando al futuro, i progetti. Proviamo a riuscire a dare un prodotto sempre più completo ai nostri clienti, cercando di ottenere valori sempre più alti di qualità, contenendo i costi. Ben ritrovati in studio Comuni alla Ribalta, siamo a Calderara, cominciamo a scoprire il progetto di riqualificazione del Garibaldi 2.
E siamo con Bruno Boccaleoni, responsabile del piano di accompagnamento sociale qui all'interno del Garibaldi 2. Questo famoso edificio costruito negli anni 70 che sta cambiando. Come sta cambiando? Sta cambiando in meglio, molto in meglio. Siamo passati da una situazione di alcuni fa di degrado e anche di criminalità in cui solo di questo si parlava a Calderara di Reno riferito al Bologna 2. Oggi parliamo di riqualificazione urbana, di nuovi modelli di aggregazione, di socializzazione, per cui di grandi passi avanti. E oggi state ricevendo, qua sono già arrivati, una delegazione di studenti. Da dove? Di che facoltà? Che cosa studiano? Ci siamo visti, credo, due anni fa, quando ancora la parte di proprietà del comune del Residence Garibaldi 2 non era ancora terminata per quanto riguarda la riqualificazione urbana, quindi loro hanno visto delle gru e all'epoca molto degrado. Oggi avremo il piacere di far vedere loro il prima e il dopo, nel senso che faremo una visita guidata e avranno l'occasione di vedere che cosa ha significato e che cosa significa il piano di riqualificazione urbana voluto fortemente dal comune e dalla regione Emilia-Romagna qui al Garibaldi 2. Grandi cambiamenti. Vedremo il prima e il dopo, ma il prima nel contemporaneo, perché vediamo la parte che ancora non è stata ristrutturata. Da pagare 140 euro o 150 ogni due mesi di luce e di affitto si paga 500 euro. Così chiedono i proprietari, hanno chiesto anche addirittura non c'è riscaldamento, non c'è niente. Niente, niente. Gian Guido Nobili, responsabile del progetto di sicurezza polizia locale. Come Regione Emilia-Romagna ha seguito il progetto di riqualificazione. È stato un lungo percorso, non ancora ultimato, orientato alla riqualificazione anche in un'ottica di sicurezza urbana, e per questo il coinvolgimento, oltre ai colleghi della riqualificazione urbana, anche del nostro servizio per la sicurezza e la polizia locale, per cercare di fare quello che tecnicamente si chiama un servizio di progetto integrato per la sicurezza. Al di là del tecnicismo, del nome, significa cercare di avere un approccio multidisciplinare a un intervento di tale complessità. Ecco, ripercorriamo un poco la storia di quello che è stato il Garibaldi 2. Ha una storia molto lunga, l'idea era partita da avere un grande complesso residenziale che doveva servire gli utenti della fiera, le persone interessate dai flussi turistici e di affari nella città di Bologna. È stato però oggettivamente un errore dal punto di vista urbanistico, perché un complesso di dimensioni spropositate rispetto al resto del territorio di Calderara di Reno, quindi le dimensioni, la scala dell'edificio è assolutamente fuori norma rispetto al resto del contesto, e la successiva utilizzazione, anche i tentativi di sfruttamento del palazzo hanno portato a concentrare in questo complesso la popolazione più fragile dell'intera provincia di Bologna, fino anche a persone con traiettorie effettivamente devianti, e quindi a convogliare in quest'area le problematiche di sicurezza, tra le problematiche di sicurezza più rilevanti addirittura sulla scala regionale. Quindi a un certo punto, verso la fine degli anni 90, abbiamo concentrato in questo contesto abitativo probabilmente le maggiori emergenze sul territorio regionale sotto il profilo della sicurezza, con grossissimi problemi rispetto allo spaccio di droga. Ci sono stati anche purtroppo qualche caso di omicidio, violenze ripetute, aree sfruttate anche per la prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione.
Ecco, poi dopo il percorso avviato dal Comune, dalla Regione, che ci porta a oggi, siamo nel 2012, abbiamo visto un'importante parte dell'edificio restaurata e c'è un'enorme differenza, noi l'abbiamo vista adesso da queste immagini, tra la parte vecchia e la parte nuova. Decisamente sì. Quello che voglio sottolineare è da una parte l'impegno per riqualificare, al momento possiamo dire quasi una metà di un complesso così importante, così grande, ha comportato un impegno di lavoro di quasi 10 anni, congiuntamente di 2 amministrazioni, uno sforzo economico che ha sfiorato quasi 16 milioni di euro e continuerà a richiedere risorse. Questo, come dire, a mio avviso è significativo, perché ci dice che cosa comporta per le risorse pubbliche riuscire a intervenire successivamente ad errori di progettazione urbana di questa dimensione. Cioè, richiede interventi di tipo economico così significativi che probabilmente il solo comune di Calderano, sicuramente il solo comune di Calderano con le sue risorse, non sarebbe in grado di poter ricambiare l'assetto così pericoloso e danneggiato di un contesto come quello del Garibaldi 2. E questo era il Garibaldi 2, era conosciuto anche come Bologna 2 perché forse era il nome del residence iniziale costruito negli anni 70. Io volevo chiedere al sindaco Irene Priolo come si può riparare a un errore edilizio degli anni 70, per così tanti anni ci si porta dietro il fatto che il comune deve impegnarsi in una riqualificazione, bonifica. Ma in effetti questo è stato proprio definito un errore dell'urbanistica, e gli errori alle volte si pagano anche a caro prezzo, perché il rimedio che stiamo ponendo oggi dal punto di vista del bilancio, della sostenibilità, è un progetto molto, molto difficile e molto anche pesante, e tuttavia io penso che ne valga davvero la pena, per cui ci stiamo impegnando, proprio perché dobbiamo anche saper dimostrare che la politica deve essere in grado di risolvere i problemi attraverso anche metodologie differenti. Dico questo perché il progetto nasce, come dicevo, nel 2003, e tuttavia nel corso del tempo stiamo modificando in base a quella che è anche l'evoluzione della popolazione che abita all'interno del Garibaldi 2. Perché oggi in realtà, come dire, le persone che nel 2003 abitavano in molta parte sono cambiate, non sono più le medesime, per cui siccome nel 2003 sottoscrissero tutti quanti insieme l'accordo di programma, oggi stiamo ancora continuando ad incontrarli per vedere come procedere e avanzare ulteriormente nel progetto di riqualificazione. I blocchi già ristrutturati hanno comportato un costo importante, come diceva il responsabile regionale Gian Guido Nobili, e adesso ci stiamo avviando ad un'ulteriore fase di riqualificazione proprio ieri, il 6 di ottobre. Che prevede questi blocchi qui? Perché io adesso, noi stiamo vedendo queste immagini, adesso sì. Stiamo vedendo ancora le immagini dei blocchi, ecco, vedete com'è la situazione all'interno, siamo entrati in un appartamento e appunto ci hanno detto non c'è riscaldamento qui, questa è la parte, sì. La parte vecchia. Questa è la parte vecchia, e diciamo che questa è la parte, il retro, diciamo, del Garibaldi 2. Noi interverremo invece sulla parte attigua, e interverremo a partire proprio da questo mese di dicembre, perché ieri appunto è stato sottoscritto insieme alla Regione Emilia-Romagna l'accordo per avviare i lavori di riqualificazione del cosiddetto blocco 3, che è quello di fianco ai blocchi 1 e 2. Per cui durante questo mese inizieremo a fare gli spostamenti delle famiglie in case parcheggio e inizieremo l'intervento all'interno dell'immobile, prevedendo che cosa? 2 tipologie di attività. Mentre sui blocchi 1 e 2 l'ente pubblico ha diciamo recuperato entrando in proprietà di tutto l'immobile, in questo caso anche i privati parteciperanno nel blocco 3 alla riqualificazione con un proprio contributo economico. Ecco, infatti io vorrei fermarmi un secondo, perché appunto la difficoltà dei privati a contribuire, intanto pregherei la regia se può mandare invece le immagini dell'altra parte che noi abbiamo visto ieri l'altro quando siamo andati a fare il nostro giro. Ecco, questi sono i blocchi che sono già stati sistemati, riqualificati. Esatto. Questo è il
è il graffito che nel 2010 è stato fatto. Ci racconti un po' come... Ma e questo peraltro è stato un graffito anche oggetto di alcune polemiche da parte dei residenti, perché non ne capivano la natura e io direi anche la rilevanza dal punto di vista della scelta. In realtà noi abbiamo pensato, come dicevo, si parla di politiche integrate di sicurezza, per cui non bisogna guardare soltanto l'aspetto urbanistico, ma abbiamo pensato che anche una forma d'arte così spinta, che è l'arte di strada, potesse contribuire a rendere più bello questo edificio. Di fatto così è oggi, il murale inizia ad essere molto apprezzato e oggi è ritenuto il murale più grande d'Italia. Devo dire che il Comune di Bologna ci ha un po' seguiti in questa politica, perché anche il Comune di Bologna ha iniziato un percorso di riqualificazione degli alloggi ERP attraverso appunto l'arte Writers. C'è ancora molto da scoprire riguardo al Garibaldi 2, torneremo al Garibaldi 2 subito dopo una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.